Oggi è un bellissimo giorno perché anche Gioiosa Marea ha il suo asilo nido comunale. È un progetto che era iniziato durante l'amministrazione Spanò, quando io ero assessore ai servizi sociali. Ricordo bene che uscì un bando all'assessorato alla famiglia per nido e parlammo con Ignazio di provare a ottenere questo finanziamento. Quindi da subito ci siamo messi al lavoro e ringrazio anche soprattutto l'ingegnere Ballato che mi ha coadiuvato nella progettazione, lui per la parte tecnica e io per la parte scientifica che prevedeva il progetto, e siamo riusciti a ottenere il finanziamento. Oggi quindi Gioiosa ha il suo asilo nido comunale e oggi è il primo giorno per questi piccolini, e credo che sia un servizio importantissimo per le famiglie, soprattutto per le famiglie dove entrambi i genitori lavorano, perché non tutti hanno la possibilità di avere dei genitori che possono aiutarli nel tenere i bambini, e quindi dare la possibilità soprattutto alle donne di poter lavorare e di essere indipendenti credo che sia una delle prerogative più importanti di un'amministrazione, e l'asilo nido comunale fa proprio questo: dare le possibilità alle famiglie di portare i propri bimbi in un luogo sicuro. Questo è il primo anno che parte questo progetto, quindi è un anno tra virgolette sperimentale. Speriamo di poter presto aumentare anche il numero delle ore in cui i bambini possono stare, proprio per poter dare maggiore supporto alle famiglie, e soprattutto mi auguro anche che un altro anno, perché comunque questo è negli intenti dell'amministrazione, poter aprire una sezione dell'asilo nido comunale anche a San Giorgio. Già era in previsione quest'anno, infatti era stata fatta una manifestazione di interesse nella quale si chiedeva quante famiglie erano eventualmente interessate, che verrà riproposto un altro anno, proprio per capire i numeri che ci sono e la fattibilità di fare l'asilo comunale anche su San Giorgio. Ringrazio tutto l'ufficio tecnico, il RUP Sara Villanti, che ha proseguito il lavoro iniziato appunto con l'ingegnere Ballato, l'ingegnere Ferraloro e il geometra Incognito per il supporto per tutta la parte amministrativa dell'avvio del nido. Ringrazio il dottore Gambria, responsabile del settore amministrativo, per l'avvio della gestione. E mi auguro che questo progetto sia accolto in maniera favorevole dalle famiglie e che possa migliorare sempre più. Ringrazio sempre il dirigente scolastico, il professor Leon Zingales, per l'aiuto e il supporto che dà e per la collaborazione con l'amministrazione. Abbiamo avuto la possibilità durante questo progetto di finanziamento di poter adeguare e migliorare alcune aule della scuola dell'infanzia, e soprattutto grazie anche a un finanziamento che ha ottenuto il nostro istituto è stato possibile mettere tutti i locali, nei locali le attrezzature e le digital board nuove. Quindi ringrazio il dirigente scolastico e tutta la sua segreteria per il lavoro che fanno giornalmente per noi. L'inaugurazione dell'asilo nido, nonché dei locali dell'infanzia, risulta essere sempre un momento meraviglioso, perché consente di avere una scuola con spazi ampi, più sicura, nella quale possono essere svolte nella più totale serenità e tranquillità le attività didattiche, perché vi è la comune consapevolezza che creare ambienti adatti per i bambini consente una crescita più serena e più felice, ed è quello l'obiettivo di tutti noi. Dio fonte di sapienza, il Verbo fatto uomo, Cristo Signore, lo Spirito di verità sia con tutti voi. Spirito. Imploriamo su quest'opera che ora benediciamo, che ha il compito di educare, seguire, aiutare, sostenere i bimbi con l'abbondanza delle divine benedizioni, perché educatori e docenti insegnino ad unire in armoniosa sintesi il sapere umano e la sapienza evangelica, e i bambini allievi siano messi in grado di custodire nel cuore la vera fede e di professarla nella coerenza della vita.